Buon pomeriggio a tutti. Oggi 3 giugno 2016. Perché faccio questa prefazione qua? Perché ci ricordiamo che ieri è stata la festa della Repubblica Italiana, 70 anni di Repubblica Italiana. Noi siamo qui sul Titolo TV, io sono Donato Francesco Bianco e sono in ottima compagnia di Erika Leone per quanto concerne l'approfondimento televisivo. Ciao Erika! Buon pomeriggio a tutti, reduci dalla festa. In realtà, almeno da me, ha fatto brutto tempo, quindi Anche da giornata di me. relax a casa, quindi niente divertimento fuori, insomma, No, tanta io. televisione. Sì, io, oddio, tanto bruciore di stomaco perché tu sai che Lo cosa è so. successo Sì, e quindi lo so. qualcuno ha tentato di prendere in prestito, se lo possiamo dire? Prendere in Ah, penso di prestito sì. Senza senza mia chiedere, conoscenza, senza senza chiedere, chiedere. la mia macchina. Poi fortunatamente ci sono stati tutti gli allarmi che io ho capito finalmente per quale motivo siano stati fatti, che hanno desistito l'occasione, dice l'occasione fa l'uomo ladro, sì, ma l'allarme se non altro gliela fa cacciare l'occasione. Esatto. Poi adesso, mo, insomma, speriamo che le varie webcam, telecamere comunali diano un'ottima risposta perché tra l'altro ha tentato paro paro di rubare sotto la telecamera del comune, che è bellissimo, sai? È proprio Bellissimo. protagonismo, diciamo, ormai da quando si fanno i selfie, no? Anche i ladri non sono più quelli di una volta. Ormai sì. Senti, noi di Ormai che sì. cosa parliamo oggi? Parliamo di cose allegre, parliamo, Sì? rubo un po' il mestiere al mio collega Fabio, Rubi? e un pochettino sì, rubo, esatto, rubo anch'io, rubo senza chiedere. Vero. No, in realtà una sorta di commissione, nel senso che lui si occupa di musica, quest'oggi me ne occupo anch'io, ma me ne occupo non dal versante della discografia, di cui lui è insomma maestro, ma me ne occupo dal punto di vista della televisione, perché nell'ultimo periodo di tempo, nell'ultimo anno e mezzo, diciamo, ma anche prima, la musica è diventata uno dei piloni dell'offerta della televisione, Rai, Mediaset, Sky, che sia. Abbiamo tantissimi concerti mandati in differita sulle reti, per esempio Mediaset, ne stiamo aspettando due tra l'altro, adesso non sono ancora state decise le date di messa in onda, ma avremo il concerto di uno dei concerti di Laura Pausini. E il concerto che si è tenuto lunedì scorso, il 30, di Alessandra Amoroso. Quindi, insomma, due grandissimi nomi che diventeranno, diciamo, potranno essere fruiti da tutti perché appunto verranno mandati in onda in diretta, registrata, però comunque su Canale 5 in chiaro. Per tutti i telespettatori. Poi, ovviamente, se dobbiamo fare un discorso, cioè, parlare di musica, potremmo stare ore a Ore, parlarne, certo. perché Tra l'altro ti abbiamo tirato in ballo nella scorsa puntata e l'approfondimento musicale con Fabio, Ah sì? Non ho Sì. avuto modo ancora di sentirla perché la settimana è stata estremamente densa Intensa. di lavoro, esatto. No, ti abbiamo tirato in ballo perché poi parlavamo dei talent, c'è nata così un'idea da proporti, però visto che sei te l'esperta televisiva, quindi è giusto porla a te. Te la Grazie. faccio subito? Ma sì, dai, poi Allora, parliamo di noi musica ora. con Fabio praticamente noi abbiamo analizzato un po' l'aspetto musicale di tutti i vari cantanti susseguiti, insomma abbiamo anche parlato di uno dei protagonisti dell'After Hours che va in giuria, su... X Factor, Sì, immagino. ok. Che però noi analizzando i vari talent noi ci siamo resi conto effettivamente noi come tutti gli altri che in questi talent si è più portati per un 90% se non pure 95% a far riproporre delle cover in chiave differente musicale sia in stile pop sia quanto soul quanto in versione rock. E io proprio con Fabio gli posi questa domanda che a sua volta mi disse giragliela anche a Enrica perché è lei che conosce molto più dal di dentro la televisione. Non è sbagliato far
proporre, fare interpretare più cover in questi talent quando poi si assume il programma più sullo stile piano bar? Non sarebbe più sensato, magari con i tanti autori a livello nazionale che scrivono testi, testi sia scritti quanto musicali, utilizzare proprio questi interpreti per far conoscere degli inediti? Ma allora, dipende dal programma a cui si fa riferimento, nel senso che molto spesso quando, è chiaro, da un punto di vista televisivo attrae di più trovarsi di fronte a un cantante o pseudo tale o colui che tenta di fare, insomma, di fare questo mestiere, vederlo cimentarsi in canzoni che sono già state proposte, che sono già comunque delle hit, dei must, sono di tendenza e di conseguenza sono in qualche modo anche un modo per attrarre il pubblico, posso ipotizzare, cioè è più attrattivo sentire delle canzoni già conosciute, coinvolge, invogliano anche il pubblico magari a una critica appunto da un punto di vista dell'esibizione piuttosto che degli inediti. Sono scelte autorali, sono scelte dettate dal regolamento, sono scelte dettate da strategie di ascolti. C'è chi si può permettere di fare qualsiasi cosa, penso sostanzialmente a Maria De Filippi con Amici, dove quest'anno sono stati presentati una serie di inediti donati da cantanti e da cantautori molto bravi, penso a Fabrizio Moro, ad alcuni dei cantanti che appunto hanno usufruito di questi inediti e li hanno portati al successo, fra un po' li vedremo inseriti nei loro album. Dipende dal programma a cui si fa riferimento, ripeto, un programma come Amici si può permettere di portare anche degli inediti perché la struttura e il contorno è talmente forte da accattivare e da rendere già una hit un inedito di qualche cantante e altri programmi che vanno un po' più sul sicuro e ripropongono anche proprio come struttura del programma stesso. Propongono delle cover, perché comunque proporre una cover ti permette in qualche modo di avere a che fare con una canzone già conosciuta, il cui Sì, grado già di conosciuto. difficoltà anche da un Ma io punto è di lì vista che tecnico, io. Ma ti io ho permette. paura. Sai qual è la mia paura, da anche amante della musica? Che l'originale fatto 30 anni fa, ovviamente con la strumentazione che c'era all'epoca, con la cover fatta e rivisitata in chiave moderna, non voglio. Ho paura che magari la stessa cover poi sia appannante nei confronti dell'originale. Ma dipende dall'interpretazione che se ne fa. Se penso a, vabbè, in questo caso facciamo un esempio di un artista, di un grande artista come Nek, che 2 anni fa a Sanremo ha portato nella serata delle cover, dove tra l'altro ha vinto la canzone Stai telefonando. Verissimo. La sua Stai telefonando è in un modo e avvicina l'orecchio e quello più dei giovani, ma il Stai telefonando di Nina è rimasto comunque invariato e intoccabile, cioè Ma dipende perché era lì? anche, Perché era Mina l'interprete. dipende, ma dipende, poi comunque parliamoci chiaro, il più dei talenti, tra virgolette, che vediamo nei talent durano il tempo di una puntata, Sì, quindi infatti. credo che non, cioè, se una hit è tale, non credo che possa essere sminuita da un'interpretazione di cover fatta in una serata di programmazione. Se poi questo avviene è perché evidentemente la persona che si è messa a fare la cover è talmente brava da essere stata in grado di riproporre in chiave diversa un qualcosa del passato in modo da accattivarsi soprattutto magari un po' più il pubblico giovane. Credo che comunque siano 2 cose che si possono tranquillamente tenere separate. Ripeto, anche soltanto pensare a Sanremo e alla serata delle cover messe in confronto con le altre 4 serate, molto spesso è quella che riscuote più successo, proprio perché c'è il ritorno al passato e il riecheggiare di canzoni
vecchie, non tanto vecchie, magari di qualche anno passato, ma c'è la curiosità di vedere come l'interprete si mette, indossa quella canzone. Quindi credo che sinceramente sì, sarebbe giusto poter fare, non so, 50-50, fare in modo che l'artista si cimenti anche su delle canzoni che siano inedite, però sinceramente ripeto, È alto il rischio. credo che sostanzialmente i talent, sai, sono persone molto giovani, magari anzi tutti quelli che partecipano ai talent non è che abbiano tutti questi artisti alle spalle pronti a donargli delle canzoni. Ripeto, dipende dalla tipologia di talent. Amici se lo può permettere e l'ha fatto. Fabrizio Moro ha regalato una serie di sue canzoni, insomma, ce ne sono due di inediti. Quindi dipende proprio dallo staff che c'è attorno al programma in questione. Per programmi come The Voice o come X Factor, credo che sia comunque più semplice poter giudicare questi ragazzi attraverso delle cover di cui si conosce la storia, si conosce la difficoltà, si conoscono magari, non so, i vari virtuosismi e di conseguenza risulta più semplice perché dall'altra parte giudicare, anche se poi in realtà molto spesso i giudizi di queste giurie non sono proprio tecnicissimi, però credo che sia questo sostanzialmente il motivo, è semplicemente più semplice. Senti, ci aspetta un bel appuntamento il 7 giugno, 7 e 8 giugno, perché in realtà i We Music Awards si terranno il 6 e il 7 all'Arena di Verona, ma lunedì, sai, ci stiamo avvicinando agli europei, quindi ci sarà sì. l'ultima delle amichevoli della nazionale, per cui per quest'anno, innanzitutto questo è il primo anno che la RAI manda in onda due serate dei We Music Awards, che appunto si sdoppiano. La pecca, diciamo, è che noi vedremo in differita, vedremo mercoledì ciò che è accaduto il giorno prima, perché appunto per una questione di palinsesti non è Beh, possibile andare in diretta. basta non telefonare a qualche amico veronese, no? Ma no, vabbè, poi in realtà ecco quello che volevo dire è che nell'ultimo periodo avevo visto tutte questa musica invadere la televisione sotto forma di festival piuttosto che di concerti, di Sì. eventi, penso a Morandi e Baglioni a ottobre con quelle due serate che hanno fatto degli ascolti pazzeschi, ma perché alla fine la musica insieme al calcio, credo che in questo periodo forse addirittura più la musica che il calcio siano il collante dei telespettatori che magari si ritrovano in una serata tra amici e si mettono a cantare le canzoni più amate. Poi tra l'altro appunto questo mi hai detto tu, grande appuntamento dei We Music Awards, due serate che saranno memorabili perché avremo tantissimi ospiti, ho una caterba di nomi, ne leggo qualcuno perché poi sono tantissimi, ci sarà Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, i Capitani Coraggiosi, Benji e Fede, Loredana Bertè, Lorenzo Fragola, Giusy Ferreri, Marco Mengoni, Francesca Michelin, Imodà, la Nannini, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Pù, Ron, I The Corrs, Urban Stranger, possiamo andare avanti quanto vuoi, Zucchero, Renato Zero, poi degli ospiti internazionali come Ariana Grande, il nuovo giudice di X Factor, Alvaro Soler, Dua Lipa, insomma tantissimi ospiti per musica, perché poi si tratta di questo, si tratta di ascoltare della buona musica, più o meno, ma della buona musica, semplicemente questo, senza tanti fronzoli, senza la necessità di dover per forza confezionare un pacchetto stratosferico di show, di luce, di paillettes, semplicemente della buona musica che torna all'Arena di Verona. Beh, poi la seconda nostra passione italiana, no? Appunto, Calcio e musica. esatto, Io calcio e farei una musica. cosa, sai che io sono sempre in via di sperimentazione. Io metterei i calciatori a cantare e i cantanti a giocare a pallone, magari entrambi dentro lo stesso stadio. Allora, magari la seconda potremmo anche provarci, che Cioè, forse ci andrebbe no, meglio, vabbè, ma diciamo. abbiamo visto la partita del cuore, dai, con i cantanti. La prima non lo so, perché io sento certi inni della nazionale. Ma
urlare, quindi non so se in quanto un gioco valga la candela, però diciamo che sicuramente la musica è il collante. Poi adesso che arriva l'estate, le hit dell'estate, apre un pochettino questa, i New Music Awards aprono un pochettino questo inizio di stagione estiva, appunto, ripeto, la freschezza, la musica e la semplicità di due serate, due prime serate condotte da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, che ormai sono alla guida da tantissimi anni, da quando sono arrivati su Rai 1 i Win Music Awards, perché noi dobbiamo ricordarci che questo evento musicale è nato nel 2007, ma è nato a Mediaset, quindi è nato su Italia 1, dove anche lì ogni tanto si facevano due serate. Però da quando poi è passato su Rai 1 se n'è sempre fatta una sola. C'è stato qualche piccolo problemino l'anno scorso quando lo sponsor principale, la Wind, si era ritirata e l'anno scorso si chiamavano soltanto Music Awards. Quest'anno sembra che sia tutto rientrato, quindi tornano con il loro titolo originale. Però ripeto, non c'è molto da dire se non fare appunto veramente un plauso a 360 gradi questa volta, veramente Rai, Mediaset, Sky, anche tutti quei canali secondari che danno importanza e rilevanza alla musica. In concomitanza 8 e 9 a Milano ci sarà il Radio Italia Live che verrà trasmesso da Radio Italia in diretta. Tutte queste ore di musica interminabili, tutte sostanzialmente volte appunto veramente a staccare un po' la spina e a in qualche modo a divertirsi con semplicità, perché ripeto, i Win Music Awards o comunque un concerto registrato e mandato in onda su un canale della televisione non è altro che veramente semplicità senza quella, come dire, quell'accanimento a fare sempre più e sempre meglio in funzione degli ascolti, magari portare qualcosa che non è propriamente eticamente bello da vedere in televisione, ma solo in funzione degli ascolti. Con la musica di questo genere, perché non parlo di altra musica come appunto a Sanremo, dove la musica tende da anni e anni ad essere un po' messa in disparte in funzione di altro. In programmi come questo c'è soltanto la musica come Certo. protagonista e spero che la conduzione non Beh, è tenda a invadere troppo il campo della musica. Certo. un ottimo passatempo, diciamo. Vabbè, insomma, io ieri ho visto la finale che tu ben sai che io ho sempre seguito di eccezionale veramente. Ne abbiamo anche parlato. Ho anche scritto un articolo a proposito perché mi Ti ha sembrava più. appassionato proprio. Sì, appassionato, sì, ma sai perché? Perché comunque nel momento in cui lo scrivevo già era tarda notte e c'avevo un occhio mezzo chiuso. Però pensavo a questa analogia che del fatto che quando un paese è sempre in crisi escono fuori come se generasse delle forme di comicità unica. Perché Beh, sì, sembra siamo che. un paese in grado di Sì, reinventarci, un po' siamo. troppo a Infatti io come volte, scrivevo però. nell'articolo, siamo in grado di non prenderci troppo seriamente, tranne quando comunque ci sono le cose serie. Sì, a Quando ci volte non sono. riusciamo nemmeno in quel caso, Perché siamo però sì. trascinati dalla corrente, diciamo, dai. Però sì, diciamo di sì, Però dai. è stato molto simpatico. Io tra l'altro ho anche scritto perché ci sarà poi una settimana, la prossima settimana di eccezionale, veramente ci sarà una nuova puntata, uno special. Sì, come fanno in genere molto spesso. E posso assicurarti che effettivamente vedere comicità senza latitudine, longitudine, da est a ovest, da nord a sud, mi ha fatto riassaporare quel buon gusto italiano, no? Del fatto che comunque con le varie. Quello che dicevamo qualche settimana fa, è la comicità di strada, il Sì, nonsense, la sì, sì. battutina, è quello che probabilmente forse in questo momento serve all'italiano medio, ricordandosi che vabbè, la comicità è tanto, non è soltanto No, strada, insomma, ci sarebbe tanto altro ma attorno che tanto, ma si. tanto, tanto, Se tanto. si potesse approfondire senza la paura di essere querelati Sì. o di avere problemi successivi, direi che insomma, sarebbe meglio, però insomma, mi sa che ce ne vuole di Però strada per arrivare a quel punto.
Però Che guarda, poi. Enrica, quello che ho visto nelle settimane, nelle puntate di Eccezionale, veramente possono dire tutto quello che vogliono, possono fare tutte le leggi che vogliono. Ah, io sono convinto No, che sì, guarda, li l'ho seguita seppellirà praticamente. una risata, No, diceva qualcuno. assolutamente, ieri sera non l'ho seguito di persona, ma avevo un'amica che mi raccontava, mi mandava dei messaggi audio di alcune performance e devo dire che effettivamente erano E veramente non ci molto sono divertenti, leggi. erano nonsense, erano semplicità. Sono quei programmi di sperimentazione che si possono fare. Sì. In reti dove si può È sperimentare, ecco, vero, forse è su Rai vero, 1 non si potrebbero fare. è vero. No, ma magari dai, una volta consolidati le sperimentazioni Ma poi sì, vediamo. diventano ricche. Assolutamente, io ho esempi di sperimentazioni che sono diventate dei pilastri Sì. che potrei scrivere un libro, per cui assolutamente, Senti, io viva la vedo. sperimentazione. Siamo alle battute finali, Sì, vedo, il tempo hai dato scorre. l'occhio all'orologio anche tu. Infatti, ho Sì, visto il ormai io controllo. Io lampeggiante. sono schiava da anni negli orologi, quindi. Vabbè, d'altronde non potremmo parlare a briglia sciolta ore e ore, però non vogliamo tediare Esatto. nessuno. Senti, guarda, io ti ringrazio Grazie per a te. il tuo intervento in puntata. Ti auguro un buon weekend, ti auguro giornata di Grazie, sole, ne avrò bisogno. sperando, almeno io alle mie spalle vedo che c'è del sole, poi vedo ogni tanto un omino con la barca che briglia, se ne Sì, va, mi vabbè, ma fa. tu Bari non vale, tu No, non Bari, sto mica a Bari. capito? Quale sto a Bari? Sto in Brasile, sto a Mau. Adesso Figurli del vado a pubblico. ricordarmi dove sto. A Morro de São Paulo, Ecco, Bahia. beati a chi sta là. Quindi io, tra l'altro, ho una compagnia aerea che mi paga i biglietti a pochissimo prezzo e ci mette veramente poco per farmi arrivare, e quindi Bene. è una linea particolare, dai. Certo, va bene. Viaggia in fibra, viaggia. Va Senti, bene. guarda, grazie ancora e ci Grazie a vediamo la te. prossima puntata, Enrica. Alla Grazie ancora. prossima puntata. Ciao. Ciao, ciao, ciao.